Allora, assessore Vizza, 9 posti italiani dove viene portata avanti questa iniziativa, prevenzione sui terremoti. Il Comune di Cosenza all'avanguardia ha chiesto anche e soprattutto un punto per un eliporto dove poter esplicare al meglio le attività di protezione civile. Sì, noi abbiamo approfittato di questa giornata in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale inerente a una campagna di informazione per quanto riguarda il rischio sismico. Ne abbiamo approfittato anche per puntualizzare la situazione inerente alla protezione civile locale. Ci siamo dotati di un piano di protezione civile provinciale che stiamo portando avanti e che abbiamo tutti i mezzi per poterlo realizzare. Nell'ambito di questa programmazione abbiamo inteso anche proporre agli organismi regionali la localizzazione di un eliporto qui nella città di Cosenza che possa essere utile sia per la protezione civile che anche come elisoccorso. Il Comune è attrezzato con il suo ambito di protezione civile, in questa occasione si ricorda anche alla popolazione con un questionario le misure preventive. Sono previste altre attività e iniziative? Sì, sono previste anche altre attività perché cercheremo di diffondere non soltanto il rischio sismico ma anche altri rischi emergenziali, quale quello delle frane e il rischio idrologico. Soprattutto questo cercheremo di portare avanti. Nell'ambito quindi di un territorio decisamente martoriato. Certamente, non dimentichiamo che siamo stati oggetto di frane negli anni passati, cui abbiamo posto un rimedio, però l'informazione oltre che la prevenzione attuata da parte dell'amministrazione che sia un fatto fondamentale. Cosa farà il Comune per questa prevenzione? Ma innanzitutto stiamo procedendo attraverso un sistema di pulitura delle griglie, dei tombini, delle strade proprio per evitare il rischio frane e altri dissesti.